stupri. Lo ha incontrato per noi Roberta Metto. Adesso inginocchiate! Una ricchissima scurribanda senza trionfalismi e senza vergogna. Si racconta così al Belli di Roma Flavio Bucci, tra ricordi di teatro e cinema, una vita racchiusa in due ore. Mi auguro che possiate resistere, insomma, è il minimo che si possa chiedere. Un racconto di vita, come nasce anche l'idea di raccontarsi in teatro dopo aver interpretato di tutto? Sì, che c'era un libro, diciamo, mi semplice raccontarlo così in uno spettacolo teatrale, poi ovviamente attraverso la macchina da prete. Le sue dipendenze, quell'irrefrenabile bisogno di libertà, il suo rapporto con le donne, mogli, amori e figli. Non so fino a cosa conoscete, fino a che punto siete arrivati, insomma, diciamo della storia, non lo so, insomma, ovviamente quello che vale poi per tutto l'essere umano in generale, lati positivi e negativi. Lo storico Ligabue, la sua indimenticabile interpretazione del Marchese del Grillo, una carriera intensa, lui, doppiatore di Gérard Depardieu e John Travolta. Tanti personaggi, diciamo, a livello politico, sociologico, eccetera, di cui non è che posso raccontare, cioè, ma comunque li ho vissuti, diciamo, certe tante storie. Un vulcano di spunti comici, rievocazioni emozionanti di un protagonista straordinario e di un tempo. Volendo richiamare il titolo, eravamo partiti bene, poi... Noi abbiamo trovato due binari morti, abbiamo deragliato su alcuni binari, abbiamo preso due o tre treni in faccia, eccetera, però, insomma, ai posteri la tua sentenza e al pubblico, diciamo, il resto. Con una personale lettura dell'arte della fuga di...